Ciao e bentrovati nella cucina di Casa Crizia. Oggi farò insieme a voi le cartellate e i calzoncelli, un tipico dolce della città di Bari. Innanzitutto mettiamo in un pentolino l'olio e il vino bianco. Troverete tutti gli ingredienti giù nell'info box. Cliccate su mostra altro che vi elenca tutti gli ingredienti che ci vogliono. Mettiamo questo sul fuoco e lo facciamo bollire. Nel frattempo che l'olio e il vino bianco si riscalda ben bene, mettiamo le due farine. Mezzo chilo di farina bianca e mezzo chilo di semola rimacinata sul tavoliere. Mettiamo un po' di zucchero, un uovo e iniziamo a impastare. Oggi non sono da sola, ho la collaborazione della mia migliore amica Nicla. Ovviamente noi non ci facciamo vedere perché siamo tutte e due molto vergognose, però sono in collaborazione con lei oggi. Di risate ne abbiamo fatte un bel po', quindi guardiamo come si fanno le cartellate e i calzoncelli. Adesso è pronto il vino e l'olio, bello caldo, che deve bollire. Attenzione, non vi fate male, perché è molto bollente, vi potreste ustionare. Incominciamo a inserirlo piano piano, così come vedete nel video. Io inizio con la forchetta perché utilizzando le mani mi sarei bruciata sicuramente. Però i vecchi, diciamo, tipo mia nonna, sicuramente avrebbero utilizzato le dita. Mettiamolo poco alla volta fino a che assorbe tutto. Adesso che è finito l'olio e il vino bianco, continuiamo a impastare. Se vediamo che l'impasto non prende forma, aggiungiamo un po' di acqua, sempre nello stesso pentolino, aggiungiamo un po' alla volta ciò che serve praticamente, e fino a che si formerà il panetto. Non vi preoccupate se il panetto non viene perfettamente liscio, tanto poi vedete lì in fondo c'è la macchinetta per la pasta. Quindi verrà tutto rilavorato in quella macchinetta. Ecco, adesso ho messo un po' di acqua, un po' alla volta, fino a che si forma il panetto. Non vi preoccupate se non viene liscio. E lavoratelo tutto con le mani adesso, un po' per volta, con pazienza, fino a che, diciamo, si forma.
Ecco, il panetto è pronto, ne stacco un pezzo per poterlo incominciare a lavorare e il resto lo mettiamo in una busta. Questo fa sì che non secca, voi lo sapete che non secca l'impasto. E iniziamo nel mettere un bel pezzo di massa nella macchinetta e lo lavoriamo. Lo lavoriamo, lo pieghiamo, lo lavoriamo al numero uno, diciamo all'apertura più grande. Sarà pronto quando poi l'impasto farà una bolla che scoppierà, farà tipo ciak. Ecco, adesso che è pronto l'impasto, che ha scoppiettato come dicevo io, lo passiamo al numero 6. Dobbiamo assottigliare l'impasto, la massa, lo dobbiamo fare bella fina. La assottigliamo e incominciamo poi a tagliare. Togliamo tutti i bordi, diciamo quelli che sono venuti un po' male, tanto poi dopo li riuseremo, li impasteremo di nuovo e faremo altre cartellate. Vedete? Tolgo tutto ciò che non, diciamo, non è bello e comincio a formare le cartellate, le strisce, le nostre striscioline. Adesso vi faccio vedere come faccio io la cartellata. Dobbiamo pinzare, vedete, non troppo stretto, che si deve formare una sacca dove andrà ovviamente il vino cotto. Questo lo vediamo più in là. Poi attacchiamo queste sacche una all'altra facendogli fare un bel giro. Vedete? Piano piano, con pazienza. Ecco. E le cartellate sono pronte. E ne faccio vedere un'altra. Vedete? È carina. E ne faccio vedere un'altra. Sempre in collaborazione con la mia amica, altrimenti per fare un chilo molto tempo. Vedete? Pinziamo, lasciamo come delle sacche che verranno riempite di vino cotto. Ovviamente prima le friggeremo. Le giriamo e le uniamo a ogni sacca insieme. Ecco, e si formano le cartellate. Questo è un dolce tipico barese. Non è Natale, c'è una giuston carte dat. Detto in dialetto barese, scusate, io ho detto una bella parola in dialetto. Non è Natale se non ci sono le cartellate e i calzoncelli. E altri dolci, ovviamente.
Ecco, io li metto qui sopra sulla rete per farli arreggiare, farli seccare prima della frittura. Voi potete metterli, se volete farle, potete metterli tranquillamente su dei vassoi, però con uno strofinaccio sotto di cotone, che così assorbe la massa che poi mi avanza, che non si può diciamo utilizzare. Faccio dei fiocchetti e li frigo e ce li mangiamo, vedete? Questi rimarranno qui a seccare tutta la notte e il giorno dopo li toglierò da questo affare. E queste sono le mani che le hanno preparate la mia amica e io, e adesso li appoggio sul vassoio con carta forno, che saranno pronte per andare nell'olio bollente. Adesso prepariamo il ripieno dei calzoncelli e incominciamo dalle mandorle. Le mettiamo nell'acqua calda dal giorno prima e il giorno dopo le sbucciamo così. Queste mandorle sono della campagna di mio padre e sono più o meno sulle 800 grammi, e per sbucciare 800 grammi mi ci è voluto quasi 2 ore, perché stando da sola, quindi non vi preoccupate, il tempo diciamo che se ne va un pochino per fare il ripieno dei calzoncelli, però ne vale davvero la pena. E dopo 2 ore tutte sbucciate, adesso sono bagnate, le mettiamo su uno strofinaccio per asciugarle e dopo le rimetto di nuovo in ciotola, perché le triterò il giorno dopo. Ecco, è arrivato il momento di tritarle. Io utilizzo il Bimby, vecchio modello, però fa il suo dovere. Una volta tritate, le trasferisco nella ciotola. Adesso prepariamo ciò che andrà con le mandorle, sempre fa parte del ripieno. Allora, la ricetta dice: su 1 chilo di mandorle mettere 300 grammi di acqua e 600 grammi di zucchero. Siccome a me erano 800, ho diminuito le quantità.
Adesso questo composto che mi viene fuori lo metto sul gas, accendo e lo faccio andare. Questo composto sarà pronto quando, vedete, tra un dito e l'altro si formerà il filo. Quando si forma il filo è pronto per essere messo bollente nelle mandorle. Vedete? Vedete? Fa il filo. Non so se lo vedete. Vedete? È pronto per essere messo nelle mandorle. Adesso lo aggiungiamo. Mettiamo, giriamo, amalgamiamo bene il tutto. Ci aggiungiamo la scorza del limone grattugiato e un po' di vino cotto, oppure il liquore strega. Prima di metterla nella massa, nell'impasto per i calzoncelli, fate raffreddare il composto. Io vi consiglio di tenerlo una notte in frigorifero, così verrà meglio. Lo so che poi è lungo il tempo, però ne vale davvero la pena. Adesso vediamo come formare i calzoncelli, che sono come dei piccoli ravioli, però a forma di pizzerottini. Stendiamo la massa come si fa con le cartellate, affiniamo, diciamo, i bordi, diciamo, togliamo le cose che non servono, che sono un po' bruttarelle da vedere, e con due cucchiaini ci aiutiamo a prendere l'impasto. E lo mettiamo come se fossero dei ravioli. Io vi faccio vedere come li chiudo. Li chiudo sia con un attrezzino, adesso faccio con le mani. Chiudete bene, fate uscire bene l'aria, altrimenti dopo nella frittura si aprono. Con questo piccolo attrezzino li taglio. Se non lo avete, adesso vi faccio vedere il secondo metodo che utilizzo per chiudere i nostri calzoncelli. Quello che avanza ovviamente non si butta, ma si ripassa nella macchinetta e si riutilizza. Mettiamo di nuovo l'impasto. Non ne mettiamo assai, sennò poi sono più belle. Poi se li volete un po' più grandicelli di quelli che ho fatto io, potete comunque farli più grandi. Io li faccio così piccoli, così quando li offro sono più carini. Adesso li chiudiamo come dei ravioli, facciamo uscire l'aria e nel frattempo con le dita chiudiamo un pochino. E adesso con quest'altro attrezzo gli vado a dare la forma. Ecco, vedete? E i nostri calzoncelli sono pronti. Questi sono tutti finiti. Ovviamente il ripieno non era abbastanza per coprire tutto l'impasto che avevo fatto, cioè un chilo, e con il resto abbiamo realizzato altre cartellate. Le ho rimesse di nuovo sulla rete per farle seccare meglio. E niente, fateli in compagnia perché è meglio, vi fate due risate e passa più velocemente il tempo. Queste qui sono già secche e aspettano di essere fritte.
Adesso vediamo come verranno tuffate nell'olio bollente. Eccoci arrivati alla frittura. Prendete una bella pentola alta, ci mettete l'olio di semi, io utilizzo quello di arachidi, fatelo diventare bollente e poi tuffiamo, ci mettiamo dentro le nostre cartellate che verranno messe prima con le sacche in su. Adesso vi faccio vedere, così con le sacche in su, quando salgono a galla le giriamo di testa in giù. Vedi, alcune si girano da sole, sono brave. Le giriamo di testa in giù e facciamo cucinare un pochino, devono essere dorate, non bruciate, e dopo le scoliamo così di testa in giù in modo da non far ristagnare l'olio, e le mettiamo in quella ciotola con dei tovaglioli per far assorbire l'olio che cacciano. Dopo aver fritto le cartellate, continuiamo a friggere con i calzoncelli. Questi sono, li potete mettere come volete dentro, tanto o di là è la stessa cosa. Mettete più che potete dentro, tanto verranno girati con o la forchetta oppure con l'affare lì che non mi ricordo mai il nome. Non appena saranno dorate le togliete, le mettete in quella ciotola, vedete, fatele dorare e mettetele in ciotola a scolare. Thank you.
eccole qui, tutte fritte. Bene, mancherà qualcuna, perché devo dire la verità, ne ho mangiata qualcuna durante la frittura. Adesso le passiamo nel vino cotto. Ovviamente per passare nel vino cotto fatele prima raffreddare. Io lì le avevo preparate la mattina, le avevo fritte la mattina. Questo che vedete adesso è nel pomeriggio tardi, quando si sono proprio raffreddate. Mettete il vino cotto in una pentola, fate uscire a bollore e quando diciamo bolle incominciamo a mettere le cartellate di testa in giù e poi le togliamo di testa in su con la sacca rivolta all'insù e così facendo rimane il vino cotto dentro e saranno buone, saranno più buone con il vino cotto. A me piace così, alcune le fanno scolare, a me no. Comunque non è che ne rimane tanto dentro di vino cotto. Ecco, vedete? Prima di testa con la sacca in giù e poi con la sacca in su. Adesso passiamo i calzoncelli. Questa mano intrusa che vedete è la mano di mio marito che mi ha gentilmente passato i calzoncelli. I calzoncelli anche in questo caso, come li mettete mettete, tanto si bagnano lo stesso di vin cotto e li scolate sempre con quel pezzo che io non ricordo mai il nome. Vedete? Questi sono ancora più semplici. Li passate tutti così nel vino cotto e poi si possono mangiare. Diciamo che per fare i calzoncelli e le cartellate se ne va un bel po' di tempo, però vi assicuro che ne vale davvero la pena. È un must della cucina barese. Noi non è Natale davvero se non ci sono le cartellate e i calzoncelli, le paste di mandorla e tanti altri dolci che fanno parte della nostra cultura. Se avete sentito, non so, qualche volta di parlare di il dialetto, scusatemi, però diciamo che anche il dialetto fa parte della nostra cultura. E niente, spero che la ricetta, queste ricette vi siano piaciute, che non so, vi siano di ispirazione. E se vi è piaciuto il video mettete un bel like e se volete iscrivetevi e continuate a seguirmi. Queste le cartellate che abbiamo mangiato a pranzo, a pranzo, e queste sono appunto, ho riempito due ciotole, ecco, vedete. Ciao e buon Natale!